La storia dei bambini Gesù. Che parte nella grotta. Ogni mese guardiamo al cinema tanti nuovi film abominevoli e ne discutiamo. Alcuni di questi sono così detestabili che ci disgusta anche l'idea di parlarne pubblicamente. Così cancelliamo i filmati con i commenti a caldo. Ma alcune di queste registrazioni vedono la luce tramite fortuite copie pirata. Allora, adesso prendoci, scominciamo qui. No, dopo esserci. Esatto, grazie. Dopo esserci. Ma bisogna muoversi un po' dopo essere stati seduti 3 ore al cinema. Voglio dire solo una cosa. Vale il biglietto, perché per 7-8 euro, 3 ore, sai, lunghezza, prezzo, direi che è ottimo, no? È sulle tue tracce. Noi non scappiamo. Mi racconti com'è stata la tua visita in chiesa ieri? Io ci sono andato ieri sera. È stato come quando devi andare a matrimonio di amici e ti rompo le palle di andare in chiesa. E c'è il prete che per 3 ore parla. E poi alla fine, in questo caso, arriva anche una specie di preambolo natalizio in cui arriva: tu scendi dalle stelle. E c'è il bambino Gesù, no? Sotto la neve, capito? E c'è quell'altro che muore di neve. No. Sai quando il parroco parla e tu dici: che stai dicendo? Dici: vabbè, non puoi fare, sei al matrimonio, non puoi far non puoi dire che palle, capito? E c'è quello che ti sta martellando i baroni con una storia. Dici, vedere questo film è come andare a messa. La stessa cosa. Come andare a un matrimonio. Andare a un matrimonio. Quando ti chiamo, sei matrimonio in chiesa e tu non ci andresti mai. Purtroppo uguale, c'è quello che ti racconta una roba fantasy e te la devi pure sentire e fare faccia sei. E come, esattamente come i matrimoni, c'è quello accanto a te tipo dorme quasi. Però dubito che alla fine di un matrimonio qualcuno dica, come è successo nella mia sala, alla fine: ma oh, vaffanculo, se ne va arrabbiato. Guarda, secondo me può succedere quando uno alla fine scopre che non si sposa, non sai, tipo con gli scandali a fine. Eh sì, a fine. No, guarda, è stato uguale. Ho anche pagato. You and me. È stata dura. Peter, dallo sceneggiatore di Alien Covenant, cerca di dormire, e dall'amatissimo Lanterna Verde, è vero, l'amatissimo seguito di Blade, non richiesto, di Blade Runner, in cui ritorna Clochard come nel personaggio di Deckard. Che cosa vuoi? Girava voce sullo set che si aggirasse uno spettro tra di loro, no? Come il comunismo dell'Ottocento in Europa, uguale, e quello era Ridley Scott che tra di loro si aggirava e questa volta sbigliava, e anziché espandere l'ideologia comunista espandeva idee religiose che dovevano attecchire. Io, guarda, al cinema mi sono sorpreso. Abbiamo indovinato 3 punti chiave. Noi abbiamo fatto 3 previsioni, purtroppo non abbiamo. Terzose te le ricordo. Tu hai detto che ci sarebbe stato un parto di un replicante. C'è. Benissimo. La Christine ha detto che sarebbe stato un Gesù dei replicanti. È vero. C'è. È vero. E noi lì per lì. Addirittura Gesù. No. Gesù no. E poi il discorso sull'anima. Vero, si parla, sì, d'anima. Si parla d'anima. Parla. Allora, da temi senza tempo come quelli della, da andare oltre la, non voler morire. Sì, sì, semplicemente. Sì, non voler morire. Andare oltre la libertà, in fin dei conti. Qui
cioè, l'anima, il Gesù Cristo galattico, e c'era anche un'altra stronzata clamorosa nominata così. Miracolo. Il miracolo, perché ha venuto un miracolo. Ti ricordi proprio, ti dice, no? Sì, il film è molto didascalico. Come sai, ho letto la trama su Famiglia Cristiana. Ma non lo so, cioè, l'avevo detto. Sì, ma pensavo scherzassi. Ma non so, no, ma l'ha detto, ma che pensavi, stai scherzando? No, era l'articolo di Famiglia Cristiana. Okay. E hanno detto, Dio c'è in questo film. Sono contati contenti. Ah, ho detto, porca miseria, ma che film sarà? Poi infatti quando l'ho visto ho detto, porca miseria, se avevano ragione. Però è un dio della biomeccanica. Ma non però lo so, gli è bastato, basta parlare. No, poi alla fine loro non erano neanche robot, erano degli OGM. Hai ragione, sì, sono dei. Sì, sono. Degli OGM a tutti gli effetti. Chissà se c'era il replicante fragola e salmone. Magari nel futuro l'hanno fatto. È probabile. L'inventore, magari la robotessa, scusami, la replicante, quella che andava, l'aveva fatto la vagina al sapore di fragola. Sicuramente i modelli di piacere avranno di queste caratteristiche. Chissà se invece anche l'ano al gusto di menta, così se glielo vuoi leccare sa di caramella. Oddio, no, vabbè, torniamo al nostro video. Aspetta, ti è piaciuto Blade Runner episodio 2? Allora, questa battuta l'ho già fatta, però mi sembra che ritorni più attuale che mai. Anche qui c'è qualcuno che ha misteriosamente alterato i dati di un archivio. Ah, già, come in episodio 1 di Guerre Stellari. Ho coperto le mie tracce, ma hanno messo gli archivi. C'è un personaggio in CGI sul finale, come in Rogue One. È vero, prendiamo proprio il meglio di tutto quello che è stato. E poi c'è il Gesù Cristo galattico. Ritorniamo al tema del Gesù Cristo dell'universo. Esatto. Credo di averlo trovato. Non è possibile. Non ti è piaciuta la luciferessa? Cioè, la Satana della situazione, che era l'angelo non perfetto. Visto, mi era incazzata quando ho scoperto che era l'angelo migliore, ma non il migliore in assoluto. Perché andava in giro e compiva il male. No, erano delle metafore terribili. Cioè. C'era il dio della piramide, quello che non ci vedeva perché era cieco e plasmava la creta, l'argilla del mondo. A te lì mi fa, ma più papale di così, no? Poi aveva citato a un certo punto Nabokov, non lo so perché ce l'ha ficcato dentro con un libro, detto, ma che cosa ci sta cercando di far capire, che c'è un rapporto con una sorella, perché lui era famoso per questi tipi di narrazioni così. E infatti diceva, lontani da me psicologi a interpretare le storie che scrivo. Non ho capito bene che cosa volesse alludere. Saranno di quelle cose messe, sai come gli americani mettono i libri finti, no, per fare le biblioteche. Uguale. Allora il primo impatto è wow, questa è una casa acculturata, no? Poi va a vedere, c'è il libro di cartone, il libro di vuoto. Questo è l'equivalente cinematografico, quindi la scelta di certe cose. È di quelle tipo per farsi belli poi nel commento audio al film. Sì, allora, sì, esatto. Te lo spiega, esatto. Non l'avevo. Esatto. Poi cos'è? Questa volta non più l'unicorno, ma la pecora. Cos'era quella che si dovevano sognare i robot? C'era una pecora? Eh sì, no, perché quella sarà un ammiccamento al libro. Al libro, certo, che si intitolava. Sì. Non ti è piaciuto l'amicamento al libro? Ma no, ma perché era trash, capito? Cioè, poi in un film così, cioè, capito? Non lo so, sai, come se arrivi e mi fai una torta fatta di cacca. Così, una torta fatta di cacca, e poi alla fine sopra mi ci metti la glassa di cioccolato per farla sale. Cioè, ma che amicamento è? Poi puzza pure. Cioè. Medesimarsi nei personaggi poco, perché non è cosa di tutti i giorni dire, ma sarò io Gesù Cristo? Beh sì, certo. Sì, esatto, qualcuno sì, però magari cos'è là, poi hanno scoperto che c'è degli psicopatici a cui i film non arrivano, no? Hanno cercato di coprire tutta la maggior, certo, la più grande audience possibile, esatto. Arrivando anche a quelli con problemi mentali, esatto. Sì, ma poi guarda, una cosa veramente mi ha lasciato basito, era che a un certo punto volesse intendere che l'anima, cioè che tutti concordassero che l'anima è una proprietà degli esseri umani. Sì, sì, sì.
Tra l'altro c'è da dire che Ridley Scott, cioè, e quell'altro suo bigotto amico, no, nessuno dei due ha letto bene la Bibbia, perché non lo sa che i cristiani non riconoscono l'anima. L'anima è un'invenzione posticcia, no? Perché non nessuno ne parla. No, se avessero letto la Bibbia saprebbero che i cristiani credono che risorgeranno i corpi, mica una cosa astratta come l'anima, cioè quella se la sono inventata dopo. Però fa parte dell'immaginario. Cioè, fa parte dell'immaginario, ma non fa parte della dottrina, se vogliamo essere più. Ah, allora. È perché non ci sono. Non è un film ortodosso. Non è un film ortodosso. Però l'avresti apprezzato se fosse stato, guarda, coerente fino in fondo. Se fosse stato coerente fino in fondo, magari avrei apprezzato di più, perché dicevo, vabbè, ha fatto proprio una roba, proprio si vede, comunque sapevi cosa era, invece una roba fatta un po' così a caso. No, e poi non c'è. È religioso. Religiosità pop. Sì, è religiosità pop, è una religiosità di facciata. Tra l'altro, anche perché si vede, ho letto un cazzo la Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto, per esempio, beati chi crederà senza miracoli. Loro invece per credere hanno bisogno di miracoli. Per cui quelle sono proprio delle piccole idolatrie, no? Perché se succedono dei miracoli, vabbè, ci dice con film blasfemo. Ma modo suo un po' là. È stata dura. E poi questa cosa trash quasi commerciale del fatto che l'anima traslida di esseri umani a qualunque cosa. Dici, ma che proprietà è? Cioè, perché si immagina i spermatozoi come dei piccoli uomini, come facevano nel 600, sì, no? Sì, dei piccoli portatori, allora, non so cosa. Capito? Allora, sì, insomma, c'è l'anima nel, sì, esatto, spermatozoi, questo non si può disperdere. Sì, in effetti. Se ci pensi. Certo che ogni volta che anche un parto normale comunque provoca uno stilice, cioè un genocidio di milioni che hanno fallito. Sai, sono selezioni divine. È vero. No, non sono. Non sa dove scegliere. No, e poi guarda, il fatto che, capito, e dice, e tutto a un tratto sorge fuori questa cosa, tipo, ah, allora hanno l'anno. E te arriva, ma perché l'avete concluso? Cioè, poi menzionato una volta e mai più. Io li avrei mortificati subito dicendo, anche i gatti si riproducono eppure non hanno l'anno. Cioè. Sì. Proprio un argomento dimesso in maniera così stupida, cioè ti dici, perché l'avete dedotto? Sai cosa mancava? L'argomento miscredente per fare il quadro della religiosità pop. Sì, sì, esatto, da certo verso. No, ma proprio dici, non capisco perché avete dedotto questo. E poi non ho capito bene il miracolo per cui la Rachel era morta nel precedente film. No, erano scappati insieme. Lo so che tu non vedi il primo, no, da quando te l'ho fatto vedere alle superiori. Sì, anni ho subito, questa volta so. Tipo, quasi 20 anni fa. Esatto. No, a volte ho timore di rivedere certe cose. È bene ricordarle buone come. È buono. Poi c'è anche lì c'è da scegliere una delle 7 versioni. Ridley Scott ha la versione quella per gli amici, la versione quella per il cinema americano, la versione per i giorni di pioggia, la versione per la fidanzata e la versione per la moglie. Ce n'è di tutti i colori. Però c'è anche la versione da bagno, quella sai come si sì, sicuramente. E io le ho tutte e 6. Mi piacciono al loro modo. Principalmente sono poi alla fine 2 le versioni principali. Quella in cui di sicuro Harrison Ford è un replicante, quella in cui non ci è dato sapere, non lo siamo portati a supporlo. Anche qui è rimasto rimandato a un prossimo film perché non è stato affrontato. Non è stato detto, però Ridley Scott un giorno decise in un'intervista di dire un replicante. E Harrison Ford fa, no, come? No, non è. Sì. Allora, hanno voluto posticipare perché è chiaro che questo è il 2 di una trilogia, perché questo film si rimanda. Guarda, se non fai una trilogia sei proprio più stronzo a Hollywood, quindi sì, anche questo è generale. E questi film in funzione di, mi ricorda proprio la nuovi Alien, sì, di Ridley Scott, sì, sì, in cui tutto è rimandato e ti dice, vabbè, ma non si può fare un film comunque funziona, non si può fare un Aliens, no. Proprio. Che comunque Aliens lascia, se vuoi, spazio. La protagonista è viva, no? Sì, sì, esatto. Lascia spazio dei sequel. Sì, ma e lo puoi vedere anche senza aver mai visto il primo film, perché comunque ti dice tutto quello che c'è. Sì, qui sì. No, se non hai visto, se non ti ricordi il primo, che è mossa gente, esatto. E Rachel, vabbè, sì. Ti fa vedere un flashback giusto per aggiornarti, ma
Vabbè, non è un film fine a se stesso, è in funzione di una trilogia, neanche in funzione del solo del primo. No, sì, guarda, era veramente micidiale. Al replicante russo avrei fatto preparare dei cavoli, non dell'aglio. Sei della polizia. Sei qui per arrestarmi. Per fare proprio una cosa trash, sai, tipo la casa degli slavi, se c'è un odore di cavolo. Tu ne sai qualcosa. Certo. Capito? Come stanno venendo poi? Ora abbiamo trovato, sono, grazie al cielo, tutti questi negozi rumeni che ogni tanto vendono già fatto. Non dovete più farli fermentare esatto, in casa. Esatto. Come? Al calduccio in casa, perché sennò. Credo di averlo trovato. Non è possibile. Se si viene a sapere, la guerra sarà inevitabile. Il motore della storia poi alla fine rimane questi misteri, prima della scatola, chi, cosa c'è nella scatola, e poi chi è, qual è l'identità del bambino, che poi lo spettatore ci arriva 30 minuti prima del previsto. Sì, sì. Cioè, non so se sono io, ma... No, vabbè, a parte che abbiamo già indovinato dei punti chiave prima di vederlo, quindi questo è già un brutto segno, perché non è che noi abbiamo questa grande immaginazione, però sappiamo cosa temere. Allora sì, sì, Gesù Cristo, quella è una spunta in negativo, esatto, del nostro gradimento. Sì, se poi chi piace i temi religiosi e piace che Darth Vader, no, è, si scopre essere un Gesù Cristo galattico, e gli piacerà anche questo. A noi un po' è a detrimento della trama, anche perché nel primo temi religiosi proprio non c'era. No, ma poi sì, ma poi perché era così banale, cos'era? Il 2. No, il 2. Era una cosa così banale, cos'era? Una specie di anima, era quasi tipo una moneta, sai, tipo io ce l'ho, te non ce l'hai, cioè, a un certo punto ce l'hai. Sì. Cioè proprio non propone nessun argomento significativo, poi oggigiorno, ora sinceramente. Poi per noi ci sarà un vasto gruppo di persone che apprezzerà, anche se questa cosa per noi è molto superficiale, e insomma gli daranno un connotato intellettuale, certo, e profondo. Eh sì, certo. Profondo. Chissà se quell'anima finisce in paradiso o all'inferno, perché magari non essendo un'anima concessa da Dio finisce in quello inferno. Sarebbe un ragionamento più profondo. Tipo, non è che puoi buttare così la pietra e poi nascondere, sì, la mano. Sì, cioè. No, se diamo in anima vai fino in fondo e attrattiamo tutto. Eh sì, certo. Tutto scusa. Quello che è associato ad essa. Sì, no? Sì, esatto. Cioè. No, ma a parte, no, gli americani non sarebbero neanche capaci di fare una cosa così. Sì, no, cioè, interessante. No, allora a questo punto, cioè, capito, ti dici, vabbè, ora è deciso di entrare nel mondo del fantastico. Io voglio capire a questo punto quali sono le regole. Quali sono le regole del fantastico, cioè, capito? Questo fantasy deve avere delle regole, se no. Sì, no, che è una roba a caso, sì. Te l'ho sempre detto, sei speciale. La storia del primo è una storia semplice, c'è un cacciatore di questi replicanti che deve trovare e uccidere dei replicanti. E poi nel frattempo, come molti noir, si innamora di una donna, bla bla bla. Però la storia è semplice e su questa storia vengono anche introdotti i concetti senza tempo e effettivamente, certo, interessanti, certo, di cui si discuteva ancora prima della nascita del cristianesimo, sì, certo, diciamo, certo, così, certo, molto tempo prima. Ah, certo. Qui invece c'è questa tendenza veramente deprecabile di Hollywood, che la posta in gioco deve salire al massimo. Adesso c'è il grande mistero che minaccia di sconvolgere l'intera umanità. E il mondo andrà in pezzi. Che praticamente è qualsiasi film Marvel, no? Sì, sì. Cioè, con una minaccia all'intero universo. Sì, poi secondo me è sopravvalutato. Secondo me, guarda, mi dà la stessa sensazione del codice da Vinci di Dan Brown. Sì, scoperta, sì, no? Discendente di Gesù Cristo. Ti ritorna ai soliti te. E te pensavi, te facevi. Ma se io domani al TG1 sento che da qualche parte una ha detto che la discendente diretta di. A me proprio, sì, mi lascia nella più totale indifferenza. Credo la maggior parte delle persone pensi addirittura che sia pazza, poverina. Sì, sì, anche qui diranno: ah, un replicante ha avuto un figlio, una curiosità da trafiletto. Sì, da trafiletto. E poi passa alla prossima, sì, perché vivendo in un mondo drammatico, credo che il fatto che il replicante avesse dei figli fosse proprio l'ultima delle notizie interessanti. Sì, no? Rispetto, sì, a quelle nebbie, cioè, asfissianti, sì, e alla mancanza di cibo, il fatto che ti dovessi nutrire di larve, esatto, che sicuramente sarebbe potuto essere più interessante. Quelle, infatti, sono le piccole cose, so, che ti sono piaciute, cioè, che sono
i temi attuali. Ma certo, quello sarebbe stato molto più interessante se avessero sviluppato. Il mondo in 30 anni che sono passati al precedente è notevolmente peggiorato, quindi è anche giustificata quella fotografia che piace tanto a Villeneuve. Nebbie. Sì, sì. Vabbè, ma guarda, su quello niente da dire. Se si viene a sapere, la guerra sarà inevitabile. Paradossalmente l'interesse cala all'aumentare la posta in gioco. Cioè, te dici, dall'avventura di un detective che deve far fuori delle persone. Sì, sì, esatto. E già questo pone dei quesiti interessanti. Certo, certo. E qui è il grande mistero, sì, sì. Per un grande scopo, sì, finale. Sì. Boh, poi se c'è a chi piace, sono sicuro che... Poi non ho capito. Sicuro i fan della Marvel paradossalmente piacerà anche questo. Ma secondo me sì, anche perché sì, è una roba che secondo la poliziotta lì avrebbe determinato la fine di un muro che separava i generi. Il mondo è fondato su un muro che separa le specie. Siccome ci sarà sicuramente un terzo, se si vede da come è strutturato il film e da come finisce. Io ho il timore che questo diventi una specie di Hunger Games di Blade Runner, tipo alla fine c'è la grande rivoluzione del popolo. Ho questo timore che diventi una cosa più trash che non si può. Guarda, non so neanche, poi non saprei neanche rivoluzione contro chi esattamente, perché non mi sembra, non si sentiva l'oppressione di nessuno. Il fatto è questo, che il cattivo cieco. Ma perché era cattivo? Ma era l'antagonista. Ma secondo me era Dio. Dio. Era come quello lì che aveva subito il peggio della vita. Gli era venuta la peste, la malaria, gli erano morte le vacche, tutto. Andava da Dio e faceva: perché mi fai questo? E Dio faceva: ma che mi chiedi perché te lo fa? Io sono Dio, cioè non devi chiedere queste cose. Potrebbe essere. Sì. Allora la dovesse, diciamo, era il suo angelo caduto. L'angelo caduto, la satanista che... Che secondo me tornerà una nuova satanessa. È vero, è vero. Era anche vestita di bianco. Sì, hai visto? Portalo da me. Anche questo ha il problema dei prequel di Guerre Stellari, che Darth Vader da cattivo, compenso, sì, che sia, e all'improvviso si scopre che è al centro di una profezia da cui dipende il bilanciamento dell'universo. Ma che state dicendo? Cioè, poi alla fine, esatto, sì, come spettatore ti trovi più coinvolto in una trama relativamente semplice che in questi grandi... Sì, ma senza ombra di dubbio, ma perché poi comunque, sai, ti è molto più chiaro se uno arriva e parla in termini di persone che vogliono la libertà, non vogliono morire perché è stato programmato così, non vogliono essere ammazzato perché... O vogliono conquistare la galassia. Sì. Ma non che ne sono... sono il Gesù Cristo galattico che c'ha la profezia, allora... Sì, ma poi distruggerà tutti, già vabbè. Si fa gli stessi errori dei prequel di Guerre Stellari. Molti non se ne renderanno conto perché sono distratti dalla fotografia di Villeneuve. Questi panorami. Sì, insomma. A noi poi conta poco, perché il film può anche essere brutto ma avere spunti interessanti. Certo. Ed è più interessante un film bello che non ha proprio... Ci mancherebbe comunque. Cose interessanti da dire. Esatto. Cose da dire ce l'ha, solo che sono stupide. Cioè, sì, sono certo. Comunque meno interessanti. Certo. Il futuro della specie è finalmente rivelato. È un altro successo di tecnica, questo film. Cioè, sono i film dell'era della tecnica. È un successo tecnico. Ma ne ha, guarda. No, tecnico sì, cioè la telecamera non era stolta. Ma guarda, per fortuna ci mancherebbe altro, però. Non ce la fa. Non ce la fa. Lo so. Ero partito, ho detto me lo voglio far piacere. Ora, ho letto la trama, ho detto fa schifo. Però me lo voglio far piacere, ho deciso e non farò... Poi non avevi neanche il peso del vecchio film? Che no, non me lo ricordo. Capolavoro, non te lo ricordavi, no, sto capolavoro. Perché ho detto, guarda, me lo guardo in serenità proprio così. C'era la gente, c'era accanto a me una coppia, e ti dice, vabbè, la ragazza forse si è addormentata perché magari non era film per lei. Dormivano uno sulla testa dell'altro, così.
A un certo punto ero tentato di fargli una ripresa, però non volevo che questo accanto a me vedesse che stavo facendo una ripresa, certo, era un po' brutto. Però mi sarebbe servito. E guarda, il cinema era pieno, perché comunque era veramente pieno, ero in quinta fila così. Però nonostante questo credo qualcuno russasse, cioè non ce la potevano fare. C'era un gruppo di persone proprio ha sofferto. Quando è finito, era anche lento nella fine, perché quando sono partiti i titoli di coda non si accendeva la luce per potersene andare via. E c'era gente che al buio ha cominciato a scappare. Anche da me sono scappati. E ti ho detto, quello accanto a me lo sentivo un po' astioso, borbottare. Però sai, dice, vabbè, c'è tanti tipi, cioè, certo, certo, non ci fai caso. Dopo poi mi è ritornato in mente che anche durante il film lo sentivo un po' agitato e non felice, lo vedevo in faccia. Appena sono partiti i titoli è schizzato via dicendo ma vaffanculo va. Ci credo. È il voto de panza, è il voto del popolo. Penso fosse un fan di lunga data, non era giovane. Sì, sì. Neanche vecchio. No, ma una decina d'anni più di noi. Deve aver visto il primo al cinema e forse le aspettative erano troppo elevate per quello che il film gli ha dato. E insomma, sei andato con questa esclamazione. E io che ho potuto dire? Capisco il sentimento. Non ti è piaciuto il personaggio di Ford alcolizzato? Che cosa vuoi? Voglio farti delle domande. L'apparizione di Ford. Ti ricordi cosa ha chiesto? La prima cosa che ha detto? Voleva il formaggino. Come il padre incoglionito di Viaggi di nozze che voleva il gelatino. È vero, è vero. Hai portato il formaggio. Voleva poi il formaggino. Doveva dire il ficus. Ho finito il mio ficus. A un certo punto. Papà! Papà! Oh! Papà! Che combini? Volevo pigliare un gelatino. Ma quale gelatino? Dai! Ah, il cioccolato! Lo chiamo dopo il gelatino al cioccolato, dai! Abbiamo fatto un grosso spoiler, ma penso siamo già abbastanza in là. Boh, tanto guarda, io consiglio a chiunque se lo vada a vedere a leggere tutta la trama. Sì, ma va letta sempre prima, così non dimentico. Guarda, se non avessi letto la delusione sarebbe stata micidiale, perché per fortuna sapevo già la storia di Gesù, perché se l'avessi scoperto a metà film non so se avrei resistito. No, a volte la delusione può veramente uccidere. Ma secondo me anche rispetto alla, diciamo, a questioni più moderne, uno poteva invece trattare un argomento molto più interessante, piuttosto che far chiedere a loro se avessero l'animo o meno, che comunque è, diciamo, un concetto molto astratto e fantastico. Tantissimi popoli non credono nell'anima e sono comunque felici, sono comunque degli esseri umani, no? Cioè, per cui non per tutti, eh. Gli antichi greci non credevano nell'anima, per esempio. E... però i cristiani, ma neanche i cristiani, no, ci credono. Sì, ma quelli gli antichi egizi, sì, ma perché quello solo sono importato dall'Egitto, la storia della... sai che in Egitto c'è storicamente, sì, sì, no, sai che in Egitto erano quelli che erano inventati 10 tipi di anni, dentro l'uomo c'era di tutto, cioè c'era una cosa che andava in paradiso, una cosa che rimaneva in terra, una che perseguitava gli anni, una che passava al figlio. Chissà se ti ricordi c'era nel primo la piramide della compagnia Tyrell, che era un po' egiziano. È vero, magari io ti avrei complicato la storia. Mi hai detto, guarda, che l'anima non è mica tutto. Hanno 7 anime. No, è vero, avevano tanti tipi, c'era il Ka, il Ta, mi pare. Cioè, così invece di rimuginare sulle foto, sui rimemori, stanno lì a preoccuparsi di quale anima, ma dove. Ma dove, cosa succede? E non impazziscono. E non si chiedono, non c'è per esempio rispetto anche all'intelligenza artificiale che lì si erano inventati. Ma non ti è venuto lo spunto di chiedergli se, di fargli venire il dubbio se la loro coscienza fosse... cioè autenticamente libero o fosse il prodotto di un complesso algoritmo, per esempio. O quella dei replicanti sono autocoscienti, si sa da, anche per il fatto che sono organismi biologici, un po' più difficile programmare, certo, rispetto agli androidi di Alien, certo, che lì si casca più nelle stronzate. Più interessante è il fatto che ci fossero delle presumibili intelligenze artificiali in quel mondo, certo, poi perché loro sono davvero, sì, poi perché avevano le memorie programmate, per cui magari uno poteva Ti è piaciuta la lettura del DNA riga per riga? Oh sì, tra le guarda, quello mi ha quasi dimenticato. Sì, a un certo punto faccio, ma che sta facendo?
Ma e poi erano su supporto fisso, sì, fisico. Sì, sì. Cioè non era il computer che si vedeva che era una... Sai che mi ha ricordato il cortocircuito? Necessito input! Sì, mi pare che con il DNA di una cellula steso si può circumnavigare il mondo. Sì, ma era quello che aveva detto in Jurassic Park, cioè, queste schermate leggendo un muso. Andrebbero avanti per... E lui a mano, per quanto possa leggere veloce, e doveva anche confrontarle. Quello è il mio metodo migliore nel futuro, per alla vecchia maniera, ma dicevo, questa maniera non c'è mai stata. Ma poi soprattutto te dici, benissimo, sono passati 30 anni, a un certo punto è rimasto solo il cartaceo, nessuno ha detto vabbè ridigitalizziamolo per comodità, vabbè teniamoci l'archivio cartaceo, però a questo punto anche perché quella gente troppo tempo, forse lo stanno facendo ma richiede tipo 1000 anni. È vero, quello lì nell'ufficetto era occupatissimo a non fare niente in realtà. No, ma lui si occupava dell'aspetto social di quell'archivio. È vero, cioè, lo promuoveva per ottenere fondi per ridigitalizzare tutto. Quella era carina l'idea del che avevamo perso. Sai, quelle cose, le parti di attualità erano ben fatte. Certo. Quando si va sui grandi temi, da Gesù Cristo all'animo, fai, vabbè, questo... No, quello mi era piaciuto. Mi era piaciuto il fatto che potrebbe succedere tutt'oggi che avevo perso tutta la roba digitale. Sì. Villeneuve è molto interessante, se si attenesse alla fantascienza, senza andare su ad esplorare i temi religiosi, farebbe dei film noi due... Gradevolissimo, secondo me molto più vario, molto più interessante, e poi è comunque un tema che sarà attuale per molto tempo, la perdita di dati, visto che ora immagazziamo solo in digitale, abbiamo cominciato a magazzinare solo in digitale. E poi questa per me è l'affronto massimo, il tentare di far interpretare il primo film sotto una nuova ottica, in cui adesso vorrebbero farci credere che Deckard è stato inviato a incontrare Rachel nel primo film come un disegno di Tyrell per produrre il parto di Rachel. Si sono dimenticati che Harrison Ford nel primo film è subentrato a un altro che purtroppo era morto durante le investigazioni, quindi forse anche quell'altro era stato condizionato dall'innamorarsi subito con Rachel. Guarda, sì, no, tutti i cacciatori di replicanti erano in qualche modo influenzati incontro su quello. Proprio non spendo neanche una parola sul fatto che quell'altro dicesse non riesco a farne più di tanti. I replicanti sono il futuro della specie, ma non posso crearne di più. Non capisco il perché non riuscisse a farli riprodurre. Cioè, scusami, con la genetica può far sì che può sfondare un muro di mattoni. Perché il mistero della vita è ancora divino. Certo, per questo che tanta che ci ho messo il timbro sopra, ha detto questo pass. Perché appunto lui non è riuscito. L'unica cosa che non è riuscito a riprodurre, non si sa perché, è la riproduzione, capito? Non vedo quale difficoltà ci possa essere. Mancava il divino. Sì, esatto. Io vedo. Esatto. E lì, vabbè. E lì, esatto, doveva venire il miracolo sotto l'albero secco. Non ce la fa. Non ce la fa. Volevo pigliare un gelatino. Possiamo cantare Tu scendi dalle stelle per la fine. Tu scendi dalle stelle, o replicante del cielo, e vieni una... Beh, non è grotta, però è una cosa simile, perché quasi ci sta, no? Ce la studiamo meglio. Facciamo un video apposta. Facciamo per Natale. Speciale di Natale con Tu scendi dalle stelle su Blade Runner 2. Ti piace il mio costume? Cosa, il pigiama?